Nuovo corso per Wiko, due motivi fondamentali, design e interfaccia. Iniziamo con, secondo me, il prodotto più bello, il Pure. Solo 5.1 mm spessore, un device che sarà disponibile con vetro posteriore, vetro anteriore nero e diversi colori per il frame in metallo laterale, mono SIM, Snapdragon 410, qua il pulsante per accenderlo e spegnerlo, sopra il secondo microfono, i due pulsanti per il volume e sotto, nonostante lo spessore limitato, sono riusciti a mettere il jack standard e la micro USB. Perché vi dicevo nuovo corso per Wiko? Perché l'interfaccia non è più quella standard classica flat di Android, ma vedete le icone sono personalizzate e con Lollipop, che arriverà su tutti questi prodotti che presentano oggi, diciamo tra qualche mese, rimarrà questa personalizzazione, vedete, senza più il drawer, quindi tutte le applicazioni sono nelle varie home page che poi possono essere personalizzabili. Cosa secondo me molto curata e ricercata, la camera, vedete è flat, è a filo col vetro da 8 megapixel, ovviamente con il flash LED posteriore, batteria da 2000 mAh che con uno Snapdragon 410 sicuramente darà delle soddisfazioni. Tra l'altro noi lo stiamo usando da una decina di minuti e dobbiamo dire che gira veramente bene, vedete, fluido, non scalda, insomma un telefono veramente interessante che verrà proposto a 299 euro. Passiamo poi allo Star, anche lui 299 euro. Qua però cambiamo il processore perché non siamo più in casa Qualcomm ma andiamo in casa Mediatek col nuovo 64 bit. Tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi che questo ha un display da 4,8 pollici ed è HD. Anche qua vedete l'interfaccia è la medesima, un pochino più spesso per quanto riguarda lo spessore, un display 5 pollici anche qua HD e AMOLED, una fotocamera che passa dagli 8 ai 13 megapixel sempre con il flash LED. Vi faccio vedere anche questo un pochino come gira, vediamo i settaggi, stesso discorso anche qua dalla versione KitKat che sarà presentata al lancio, tra l'altro tra pochissimi giorni passeremo alla versione Lollipop. Tutti i nuovi telefoni di Wiko hanno 2 GB di memoria e l'ultimo telefono presentato qui a Barcellona, anche lui in vendita da lunedì, quindi tra pochissimo lo troverete da MediaWorld o comunque dai più grandi rivenditori di elettronica, è il Ridge. Dimenticatevi Beautiful, camera da 13 megapixel dietro con il flash LED e un ottimo grip perché ha questa cover sabbiata. Magari qualcuno di voi ricorderà il OnePlus One, ha proprio questo tipo di cover, quindi molto molto grip al tatto. Anche lui 5 pollici di diagonale, display HD, anche lui interfaccia flat, dual SIM, disponibile anche con una bellissima cover attiva. Dovevo fare un sketch, lo faccio, mi vergogno un po'. Perché ricorda molto la proiezione di Batman, per chi è degli anni 70-80 si ricorderà questo telefilm, ed è attiva, vedete, possiamo una volta arrivata la chiamata fare uno swipe per rispondere, possiamo cambiare il colore della schermata di sfondo e abbiamo anche 3 icone che in questa versione 1.0 dell'interfaccia con KitKat non sono modificabili, ma ci hanno promesso che con la versione 2.0, tra l'altro guardate che bello questo tema quando si va ad aprire e chiudere la cover, potranno essere personalizzabili anche le icone delle applicazioni qua nella schermatina. 229 euro il prezzo al pubblico di questo Ridge, cover esclusa. C'è anche la versione FAB, ovvero la versione da 5,5 pollici, quindi più grande, a 249 euro. Noi non vediamo l'ora di provarli, anzi il Ridge in realtà lo stiamo già provando, c'è qua la scatoletta a noi dedicata, quindi a presto e a breve la recensione, perché abbiamo notato proprio un passo avanti sia per quanto riguarda il design, sia per quanto riguarda i materiali, sia per quanto riguarda l'interfaccia di questi nuovi Wiko. Che bisogna dire? Hanno un po' sparigliato le carte nel mercato perché molti competitor hanno paura di Wiko.